Oggi disegneremo con gli evidenziatori. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi faremo un bel disegno, un po' naif, è un disegno perfetto per quadretti da camere dei bambini, ma anche per arredamenti stile nordico fiabesco. Allora, ci occorreranno degli evidenziatori colorati, io userò questi di Stabilo che vi ho fatto vedere in un recente video, sono bellissimi, con questi colori spaziali, sono l'83% del packaging riciclato, è il 100% della base, quindi metto qua. E poi userò, penso, dei pennarelli, ho scelto questi a punta più flessibile, sempre di Stabilo, Pen 68 Brush, e forse, non ne sono certa, dei pennarelli metallizzati, ho sempre questi di Stabilo. Non è un video in collaborazione con Stabilo, ma per pennarelli è la marca che uso di più, quindi vi faccio vedere, anche se questi prodotti effettivamente me li hanno omaggiati loro, ma li avrei usati comunque. E poi come carta userò una Mixed Media Fabriano, mi occorrerà anche una matita e poi ci occorrerà anche dell'acqua e un pennello, una gomma e dello scotch carta. Come prima cosa definisco lo spazio da disegnare. Comincio a fare una serie di piani prospettici uno sull'altro. Voilà, così, dividendo appunto il mio disegno in varie porzioni. Fatto questo, inizio a creare un fiumiciattolo che scenda da valle. E noi immaginiamo che risalga, voilà. E che sfoci esattamente qua. Quindi che percorra tutto il nostro disegno. Inseriamo all'interno del nostro paesaggio degli elementi decorativi, tipo un cespuglio qui, un albero qui e uno qui. Poi cancello tutte le righine del vecchio paesaggio che vi erano in mezzo. Quindi do la tridimensionalità, do la prospettiva con i tagli, poi disegno i soggetti sopra e quindi taglio totalmente quello che è il senso prospettico. Adesso, in tutto questo marasma, cominciamo a dare dei toni. Prendiamo l'acqua e il pennellino, bagniamo il nostro evidenziatore facendolo sciogliere. Apponiamolo e diluiamolo.
L'evidenziatore non nasce per essere diluito, quindi non è diluibile in acqua, ma se lo diluiamo appena passiamo, e dopo ripasso tutto col pennello e l'acqua per dare proprio l'andamento acquoso del fiume. Ora con il verde coloro il prato e ora comincia la fantasia. Aggiungiamo un prato arancione. Poi un prato di un verde più chiaro. Le montagne di un bel giallo fosforescente, che poi però ripasserò anche con un altro colore. Prendo il fucsia e ripasso sull'arancio per creare un tono meno squillante. E adesso col viola ripasso sulle sponde del fiume lasciando delle striature. A questo punto è arrivato il momento di colorare la vegetazione. Lo farò sempre con campiture per adesso, piatte e con i colori ad evidenziatore. Adesso è arrivato il momento di posare per un po' gli evidenziatori e prendere i pennarelli. Prendiamo un pennarello, io qui ho preso il rosso, e iniziamo a creare delle texture tipo patchwork su ogni pezzo del nostro disegno. E adesso su ogni soggetto adattiamo la fantasia che il nostro cuore ci suggerisce, quella che reputiamo più adatta, quella che ci fa sentire meglio nello svilupparla.
E adesso dorato per contornare tutto il disegno. Qua il nostro super paesaggio da favola, una favola rock questa qua, mentre se siete più persone da favole romantiche vi basterà semplicemente abbassare i toni dei vostri lavori, come ad esempio con quest'altro disegno che ho fatto, sempre con gli evidenziatori, tenendo però più morigerati i toni. Scegliete voi qual è la favola che fa per voi e realizzate uno splendido disegno con gli evidenziatori. Avreste mai creduto che si potesse fare un'illustrazione con questi colori? Se il video vi è piaciuto, pollice in su, condivisione, e adesso vi lascio alle foto.